Ciao a tutti e bentrovati su MillaDocet. Oggi volevo vedere insieme a voi i pronomi, perché succede sempre che si ha una grande confusione in testa riguardo i pronomi, ma non è colpa vostra. È che ve li fanno fare normalmente tutti insieme e quindi è normale, no? Che poi si faccia un po' di difficoltà incasellarli. E siccome io sono fissata per il fatto che dovete avere una certa chiarezza mentale, ho trovato uno schemino bellissimo che vi riporto. Qui ci sono tutti i pronomi, vedete che a sinistra avete come si chiamano, un po' più a destra avete il pronome in greco, in mezzo il corrispondente latino, il significato in italiano e poi eventualmente le note in fondo a destra. Cosa vi devo dire prima di passare a questo? Sì, che adesso ve li enuncio un po' tutti, quindi li vediamo. Poi li vedremo invece pronome per pronome con la relativa flessione nei vari tutorial sui pronomi, non so, personali e riflessivi, piuttosto che i pronomi dimostrativi. Quindi adesso è giusto per farvi capire che posto occupano, dove e cosa vogliono dire. Allora, cominciamo dai pronomi personali. La prima grossa sezione dei pronomi è quella che comprende personali, riflessivi e possessivi, cioè che si riferiscono tutti alle persone. Pronomi personali, dicevamo. Prima singolare io si dice ego. Seconda singolare tu si dice su, terza singolare di fatto non c'è, o meglio, stesso discorso che il latino, il pronome di terza persona singolare viene sostituito dal pronome autos, che è un po' il corrispondente di sia ib, e cosa? Esiste solo la forma riflessiva. Plurale, noi si dice emeis, voi si dice umeis, ricordatevi tra emeis e umeis, che siccome voi è scritto con la V, cioè con la U, nel senso una semivocale, no? In teoria o semiconsonante, in latino parlo, in greco è sempre la U, quindi in realtà è lo stesso pronome, anche se capisco che è un po' distante. Terza persona plurale esiste in realtà in greco, a differenza del latino, si dice sphéis, ma si usa più spesso autois, autoi, scusate. Cioè sempre autos al plurale. Il latino è ego, quindi stesso pronome, su è tu, perché è la solita storia che la dentale, in questo caso latina, come nella terza persona singolare, no? Lo sapete, in greco diventa sigma. Poi la terza singolare, come in latino, come in greco, scusate, autos, il latino è is. Plurale. Emeis in latino è nos, umeis in latino è vos, sphéis si usa sempre in sei del plurale. Passiamo adesso ai pronomi riflessivi, cioè i pronomi personali usati in senso riflessivo, cioè quando si riferiscono al soggetto della frase. Ego diventa emautu, che vorrà dire di me stesso. Poi su diventa seautu, autos diventa heautu o anche autu con lo spirito aspro, se vi ricordate. Poi emeis diventa emonauton. Imeis diventa imon auton, qua vedete che si usa sempre il genitivo, e sphéis diventa sphon auton oppure he auton, o anche auton con lo spirito aspro. Cosa dire di questo? Boh, niente, niente di importante. Perché si usa genitivo? Perché normalmente fa il complemento di specificazione o il partitivo anche. Basta, nessuna nota qui. Possessivi. Emos, ovviamente da ego, e meemon, vedete che si declinano tutti come aggettivi della prima classe. Da su, quindi seconda persona, abbiamo sos, se, son. La terza persona usa os e on, che è scritto esattamente come se fosse il relativo, eccezione fatta per il neutro, proprio perché di fatto non è un relativo, però è molto difficile da trovare, nonché da riconoscere, quindi per ora lasciatelo pure lì. Ha una forma più che altro poetica. E poi al plurale da emeis viene emeteros, che vuol dire nostro, da imes verrà emeteros, e da sfeist verrà sfeteros. Vedete che la radice è sempre la stessa, per quello normalmente si fanno insieme. Personali, riflessivi e possessivi, come dire, afferiscono tutti alla stessa categoria, che comunque sono i pronomi personali. Emos in latino è meus, sos e tuus, plurale diciamo, emeteros e noster e emeteros e vester. Niente di strano. Dice nella nota, il pronome di terza persona è poco usato ed è spesso sostituito dal genitivo di autos. Sì, vabbè, come al solito autos fa tutto praticamente. Va bene, quindi fine della prima macro categoria.
Dimostrativi poi. I dimostrativi sono un po' più briticosi, in realtà però non sono tanto difficili, semplicemente sono molto molto frequenti, quindi bisogna saperli bene. Allora, il primo dimostrativo, il più importante è autos. Autos e auto, mi raccomando, sempre il neutro, ve l'ho detto fino ormai all'imbecillità mia, cioè il neutro non presenta praticamente mai in greco la ni, perché originariamente in indoeuropeo, ormai lo sapete benissimo anche voi, è l'uscita del neutro dei pronomi era indentale, la dentale finale in greco cade, quindi rimane la o così. Autos, auto e auto. E questo qui, come sapete, è il corrispondente di sia id latino, e cioè viene usato soprattutto in funzione di pronomi di terza singolare o plurale, che praticamente non c'è. Esiste in realtà in greco, abbiamo visto sphéis, ma si usa pochissimo, più che altro in senso riflessivo. Cos'altro volevo dire? Ah sì, come invece pronome determinativo o aggettivo, vuol dire anche questo o codesto. Quindi sta a voi capire se è appunto pronome di terza persona piuttosto che un pronome invece proprio di tipo dimostrativo. Poi, ode e tode. Avete visto che ode ed tode, ode ed tode è composto dall'articolo o e to più ide, che è come dire, una particella fissa che non viene declinata, quindi questo qua in realtà è facilissimo, basta declinare l'articolo. Corrisponde in latino a hic e significa questo o quello. Cudos, aut e tutto, cosa corrisponde? Corrisponde a iste, che in teoria era quello che vuol dire codesto, vi ricordate? Sia cudos sia iste in realtà hanno un senso spregiativo, originario se non altro, cioè vuol dire sì, guarda quello lì, che ho con senso un po' di superiorità. In realtà va bene, traducetelo questo, non preoccupatevi. Poi, echeinos invece corrisponde a ille, cioè vuol dire quello, echeinos, echeine, echeino. Poi c'è questa sfilza di pronomi che io non ho mai amato, che sono quelli famosi col tema oios o osos. Allora, tecnicamente cosa sono questi? Sono degli adattamenti di, vedete quello sottorrelativo nella casellina sotto, di osos e di oios, che sono due derivati al relativo, cioè di fatto comunque due pronomi relativi. Che questi li mettono in praticamente dappertutto, sia nei dimostrativi, li troveremo anche negli indefiniti, e come dire, sono di difficilissima traduzione. La cosa che io consiglio sempre è ricordatevi che la radice osos significa quantità e la radice oios significa qualità. Quindi, se potete, il concetto è uno vuol dire tanto grande e l'altro vuol dire quale. Però non è sempre proprio così facile. Quindi, una volta che avete memorizzato questa cosa, ripeto, trovati in tutte le declinazioni possibili e immaginabili, anche qui in tutti i gruppi, perché alla fine erano dappertutto, e se proprio non ce la fate, andateli a vedere sul dizionario, questi qua. Ci sono, ve li leggo. Tosos, tose, toson, qui invece c'è la N, vedete, perché questo di fatto non è un pronome, ma è un aggettivo. Tosos, de, tose, tose, tosos, de, tose, de, tosonde, tosutus, tosaute, tosudo. Con o senza ni, ripeto, perché non è un pronome ma un aggettivo e quindi è classificato come un aggettivo della prima classe. Toios, toia, toion, toios, de, toiade, toionde, toiutos, toiaute, toiutu, questo magari sto un po' di più. Telicos, teliche, telicon, telicose, telichede, teliconde, telicutos, telicaute, telicuto o telicuton. Vuol dire, corrispondono un po', vedete, anche il latino tantus e a talis, e quindi in teoria quelli in osos vorranno dire tanto grande e quelli in oios vorranno dire tale. Quelli in telic, telicos, telicoios, quelli lì, vogliono dire di tale età, elichia, vuol dire età. Dice, a parte i primi quattro pronomi, tutti gli altri vengono usati raramente e per lo più in posizione aggettivale. Sì, raramente fino a un certo punto si trovano comunque. Tenete, ripeto, in considerazione questa storia della differenza tra osus e oios, e dopodiché, se riuscite a tradurli bene, se no chiedete aiuto al dizionario. Relativi, os e o. E ce n'è uno solo, in realtà di relativo, per fortuna, anche se l'uso del relativo è un po' complesso, in greco ancora più che in latino, perché a parte la storia del relativo che agisce su due frasi, no? Perché le tiene insieme, in greco la cosa un po' più complicata è la trazione del relativo, che non si trova molto all'inizio, però diciamo dalla terza in poi cominciate a trovarla. Soprattutto la trazione inversa è difficile. Comunque qua poi vi faccio un tutorial specifico sul relativo e parliamo di tutta questa roba. Per ora cosa vi faccio notare? Che il relativo si
tende spesso a confondere con delle forme soprattutto di Amy, tipo l'accusativo singolare di os e o maschile, quindi on, si tende a confondere con la forma del nominativo maschile del participio di Amy, non nominativo, scusate, neutro, del participio di Amy al presente. È scritto uguale, ma ovviamente Amy ha lo spirito dolce, mentre il relativo ha sempre lo spirito aspro. Stessa cosa per on, che è il genitivo del pronome relativo al plurale, e invece per il verbo any è la prima, il maschile, diciamo, del participio presente, quindi on usa on. Anche quella forma lì non si può confondere. Ricordate sempre, no, volevo partire dal relativo. Il relativo ha sempre spirito aspro, ok? Il participio di any, così come tutto in realtà il verbo any, ad esempio, ha lo spirito dolce, quindi con quello non lo confondete. In realtà si confonde anche con altre cose, tipo la contrazione della particella ean, quella eventuale, del secondo tipo di periodo ipotetico. In realtà ean contratto in forma en con la eta è scritto con lo spirito dolce, mentre l'accusativo femminile di e, cioè il femminile singolare, è scritto en ma con lo spirito aspro. Quindi non si confondono. Basta che vi ricordiate che questa roba qui, cioè il relativo, ha sempre lo spirito aspro. Dal relativo, che in latino corrisponde ovviamente a qui que quod, significa che il quale, rispuntano fuori i soliti pronomi liosos e oios. In questo caso fanno parte dei pronomi relativi e si traducono anche qui quanto e quale, ma non sempre. Ad esempio, osos o osoi, tipo soprattutto il plurale, vuol dire quelli che. È per questo che vi dico non andateci matti sulla traduzione di questi. Ricordatevi il senso in generale e poi andate al limite a consultare il dizionario, anche perché comunque i pronomi importanti sono quelli scritti in grassetto, no? Quindi questi sono assolutamente accessori. Qui cosa dice? Oios in funzione di relativo si traduce con lo stesso significato di os. Ecco, infatti l'avevamo detto. Perché in italiano non esiste un relativo in grado di renderne la sfumatura qualitativa. Va bene, è quello che abbiamo detto prima. L'unica cosa che mi interessa è che vi segnate sul dizionario, prima che mi dimentichi di dirvelo in qualche altra circostanza, che oios, oion, quindi quell'ultimo pronome lì, ha un accusativo avverbiale, cioè al neutro, il neutro avverbiale. Al neutro oion si usa molto spesso in valore di avverbio, soprattutto quando sta da solo, no? Lo sapete, e quindi vuol dire come. Quindi andate a cercare sul dizionario sotto oios, cercate oion avverbio come e lo sottolineate bene. Anche oia, peraltro, cioè al neutro plurale, è sempre un neutro avverbiale. Procediamo con gli interrogativi. Allora, tisi è il più importante, vuol dire chi o cosa. In questo caso è accentato sempre, sapete, sulla prima sillaba, nel caso sia interrogativo. In realtà la designazione interrogativo, vedete, lo ritroviamo anche negli indefiniti, è una cosa che, come dire, riguarda più la nomenclatura che altro, cioè si chiama pronome interrogativo, oltre a dove ha l'accento, quando lo trovate nelle interrogative dirette. Se trovate lo stesso pronome tisti nelle interrogative indirette si chiamerà indefinito. Quindi questa cosa all'inizio sconcerta un po', però vabbè, prendetela così com'è. Oltre al nostro tisti, che è il pronome interrogativo per antonomasia, per definizione abbiamo poi i soliti, quelli che c'erano anche prima, dei derivati da oios piuttosto che osos, quindi avremo oios o posos, che vorranno dire tipo qualis quantus, ovvero quale quanto grande, se riuscite a tradurlo così, e se no, solito discorso. Poteros è abbastanza importante e corrisponde a uter, cioè quale dei due. Ricordate che l'infisso ter denota sempre opposizione fra due, come anche si ritrova nel comparativo. Pelicos vuol dire di qualità. Vi ricordate, prima vi ho citato ilichia, no? Che vuol dire età. Nota, tis si trova sia nelle interrogative dirette che in quelle indirette a sillabe, abbiamo detto, mentre gli altri solo in quelle dirette. Il neutro t, questo è importante, può avere valore avverbiale, appunto il famoso neutro avverbiale di cui abbiamo parlato prima, e significa perché. Questo succede, se mi dimenticassi di dirlo, anche in latino con quid, che è il suo corrispettivo, no? Appunto in latino. Quid a inizio frase da solo vuol dire anche perché, idem ti a inizio frase. Come fate a saperlo? Dovete desumerlo dal contesto, poi che dire, ovviamente deve stare da solo, quindi non si deve riferire a niente. Anche questo segnatelo sul dizionario se non lo sapete.
cioè la storia di ti, che vuol dire perché. Poi passiamo agli indefiniti. Abbiamo detto di nuovo tisti, che in questo caso però o è atono, cioè si usa in posizione, come si dice, enclitica, cioè praticamente si appoggia con l'accento alla parola che precede, o proclitica, cioè si appoggia con l'accento alla parola che segue. Quindi non ha accento. Oppure è accentato sull'ultima sillaba. Ovviamente in tisti non si vede, ma sarà al genitivo, ad esempio, tinos, mentre l'interrogativo, essendo accentato sulla sillaba radicale, cioè la prima, sarà tinos. E cosa volevo dirvi? È lo stesso di sopra, non cambia la flessione. Il latino corrisponde a aliquis o aquidam, o anche aquis in realtà, perché sapete che, ad esempio, se c'è davanti un nesi, si usa comunque quis invece di aliquis, quindi comunque non cambia molto. E vuol dire qualcuno, basta. Poi un altro molto importante è l'indefinito negativo, udeis, udemia, uden, oppure medeis, medemia, meden. Non cambia niente fra i due, corrispondono entrambi al latino nemo, cioè nessuno. Vedete che è composto dalla particella negativa ude o mede, più esmia en, che è il numerale 1, quindi proprio nessuno, cioè neanche uno vuol dire. Si declina come eis, mia, en, quindi fra enos, mias, enos. Poi udetero, sudetera, udetron, oppure medetros, medetera, medeteron. Vuol dire nessuno dei due, sempre ude e mede con ter, opposizione fra due, quindi neuter in latino, nessuno dei due in italiano. Utis, outi, metis o metis sono due equivalenti di udei, sudemia, udeo, medeis, medemia, udem. Si trovano molto meno frequentemente, ma ci sono. Utis, la stessa cosa di udeis, vuol dire non qualcuno letteralmente, quindi di nuovo nessuno. Poi un altro importante, allos, alle, allo, è come allius in latino, vuol dire altro fra più, perché altro fra due, ovviamente in latino si dice alter, in greco si dirà eter con il ter, eteros. Poi abbiamo anfo e amfoteros, che vogliono dire entrambi. Questo anfo, non so, insomma, è abbastanza riconoscibile come radice, non dovreste confonderlo. Voglio dire appunto entrambi o ambedue, l'uno e l'altro, vedete poi come vi piace di più tradurlo. L'abbiamo citato prima invece eteros, etera, eteron. Anche qui avete notato che è uno dei pochi che ha l'accusativo in, scusate, il neutro in ni, perché di fatto non è un pronome, cioè è un aggettivo pronominale e quindi avrà la flessione come fosse un aggettivo della prima classe. Cosa voglio dirvi di eteros? C'è sempre ter, vuol dire l'altro fra due, quindi altro, alter in latino e altro fra due in italiano. Ed è il contrario, diciamo, cioè il pandan più che il contrario di allos, alle allo. E castos invece, caste e caston vuol dire ciascuno. E kateros è la stessa cosa, ma ter fra due, quindi ciascuno dei due corrispondono un primo a quisque e l'altro a uterque in latino. I soliti poios e posos, che tra un po' non sopporto più, che vorranno dire un tale oppure di una certa misura, qua difficilissimi da tradurre in italiano, bisogna usare una perifrasi oppure insomma avete quello che riuscite a fare, nel senso guardate sul vocabolario e trovate un significato che possa stare. Deina, oh, Deina non se lo ricorda mai nessuno. Poverino, Deina vuol dire un tale, un certo, e corrisponde un po', come dire, all'uso indefinito di tisti, di ti nello specifico, di tis perché è un maschile. C'è una nota su Deina, dice Deina è indeclinabile, cioè è sempre Deina, quindi sarà o Deina, cioè un tale. Tu Deina, di un tale, di un certo, insomma, imprecisato, è come l'uso appunto di tis. La sua funzione nella frase si deduce dall'articolo che precede. Poi dice, il neutro uden, da udei, sudemia, uden, può avere valore avverbiale di per niente, per nulla, assolutamente, certo. Tutte, allora, tutti, non solo i pronomi, ma anche gli aggettivi possono avere valore avverbiale, no? Lo sapete, quando c'è un neutro, che sta da solo, quindi non è aggettivo, o ripeto, non i sostantivi, ma gli aggettivi, oppure i pronomi che non si riferiscono a nulla e sono lì da soli, soprattutto in queste funzioni, no? Tipo uden, piuttosto che anche allo, in realtà, allo, salle, allo, quello lì che c'è prima, allo da solo è neutro avverbiale, vuol dire in altro modo. E quindi sono neutro avverbiali e normalmente hanno valore di modo. Quindi uden vorrà dire per niente, allo vorrà dire in un altro modo, o altrimenti, e via dicendo.
Anche ti, non so, ti da solo, a parte che può essere interrogativo come perché, ma ti da solo può voler dire in qualche modo. Quindi ricordatevi la storia del neutro avverbiale, perché nessuno la spiega mai, ma in realtà si trova frequentemente. Poi invece, a proposito di ti sti, dice, il pronome ti sti si distingue dal corrispettivo interrogativo ti sti per l'assenza dell'accento, sì, in realtà abbiamo detto, oppure per l'accento sulla seconda sillaba, ti mos, ti nitina. Le forme poi os e posos, sì, si distinguono, bla bla bla, questo non me ne frega niente di poi os posos. Passiamo a quelli dopo. Relativi indefiniti, anche questo è un po' obbligoso. Perché? Perché è composto dal relativo os e dal indefinito tis, e quindi si chiama proprio relativo indefinito perché è composto da entrambi. Ostis, etis, oti. Vedete che tutte le forme sono composte a partire da ostis, da prima il relativo, os e o, più l'indefinito tis, tis, ti. Ovviamente, mentre ti stia ha due sole flessioni perché ha due uscite, ostis, etis, oti, ne avrà tre. Cosa volevo dirvi? Innanzitutto oti, parliamo di oti. Oti si può scrivere anche attaccato. E questo lo porta a essere confuso con, ovviamente, la congiunzione oti, che è, come voi sapete, di tipo causale oppure dichiarativo. Quindi tutte le volte che trovate oti, non date per scontato che non possa essere anche un pronome relativo indefinito. Traduzione di questo relativo indefinito è forse il più difficile da tradurre ostis, perché tecnicamente in latino corrisponderebbe a qui comunque piuttosto che quisquis, cioè a chiunque, sarebbe la sua traduzione logica. Il problema è che chiunque lo vorrà dire una volta su 10. Normalmente ostis è usato al posto di os, cioè a valore relativo. Poi, o poi, o posos, sono i soliti due, di qualunque tipo, di qualunque grandezza, anche lì, bah, chissà se mai riuscirete a tradurre in questo modo. O poteros, due, quindi qualunque dei due, o pelicos, solito in ichia, di qualunque età. Notina, il pronome ostis etis oti viene spesso usato in sostituzione, se lo dicevamo prima, del semplice relativo. Anzi, per quanto è la mia esperienza, vi dico, ma 9 volte su 10 si traduce come un relativo e quindi introdurrà una relativa. Pronome reciproco, allelon, si usa solo al plurale, in realtà qui l'ha messo al genitivo per dire che dal genitivo si scende, ma si trova in tutti i casi del plurale, a parte il nominativo, ovviamente, quindi sa anche alleluis, non so, allelon vuol dire per dire di entrambi, qui c'è l'uno e l'altro, secondo me è più facile entrambi. Comunque, allelon di entrambi, alleluis a entrambi, allelus anche sì, si usa, l'uno e l'altro oppure entrambi, complemento oggetto, o anche reciprocamente, poi con questi pronomi, appunto allelon si chiama pronome reciproco, imparerete col tempo la traduzione. Cosa dice di allelon? Manca il singolare e nominativo, plurale ovviamente, nella traduzione italiana la funzione sintattica si rende solo nella seconda parte della formula. L'uno dell'altro, sì, l'uno all'altro. Vabbè, appena detto che manca il singolare, avevo traduce al singolare. Comunque non importa, avete capito il concetto. Bon, direi che per ora basta. Questo era il mitico specchietto sui pronomi. Spero che vi sia stato utile, secondo me è molto comodo, anche perché magari trasferendolo in latino li avete capiti meglio perché sono un po' più facili, se non altro per l'ostacolo linguistico che non c'è, e quindi magari vi aiuta a capirli anche in greco. Se avete domande mi scrivete, altrimenti studiate che vi fa sempre bene. Grazie dell'attenzione, alla prossima!